firma della carta della buona accoglienza qui a Genova non è solo una firma. No, è un impegno soprattutto per l'Alleanza delle Cooperative, ma siamo convinti per il Ministro dell'Interno e per ANCI per realizzare un sistema integrato che faccia dei progetti di accoglienza un'occasione di integrazione ma anche di tutela delle nostre comunità. Noi lavoriamo per il benessere delle comunità locali e quindi gestire bene l'accoglienza significa evitare la creazione di fenomeni di degenerazione e di disagio, quella che nel corso della conversazione di questa mattina ho definito appunto il dissesto demografico e sociale verso il quale si andrebbe incontro se non si fa una buona gestione. Per affrontare questo fenomeno, che cos'è che hanno di più le cooperative sociali? Hanno la vicinanza col territorio, almeno le cooperative sociali più autentiche, quelle che nascono col desiderio di rispondere ai bisogni della comunità, lavorano per costruire percorsi di integrazione. Quindi l'approccio deve essere un approccio centrato su piccoli numeri distribuiti nelle comunità, no ai grandi centri di accoglienza, perché creano esclusivamente situazioni di disagio, di malessere per le persone accolte, ma soprattutto di rifiuto e di disagio per la comunità che dovrebbe accoglierli. E quindi noi lavoriamo affinché l'integrazione sia un'occasione di sviluppo e crescita per il territorio, che costruisca insieme a un approccio umanitario verso i bisogni delle persone un approccio che realizza processi generativi di buona società nelle nostre comunità locali, nelle nostre città, nei nostri quartieri e anche nei nostri piccoli paesi.